mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Gli scribi sostenevano che Elia sarebbe dovuto venire per ristabilire ogni cosa, in attesa del Messia. Gesù conferma. E i discepoli capiscono che parlava di Giovanni Battista. In realtà Gesù non ha fatto il nome di Giovanni, ma dato che il Battista predicava «Preparate le vie del Signore, abbassate i colli e colmate le valli», appare scontato che sia lui quell'Elia che doveva venire. Però, a mio modesto parere, credo che Gesù non intendesse circoscrivere Elia unicamente a Giovanni. Mi spiego meglio. Chi era Elia? Elia è il primo dei profeti, o meglio il prototipo di ogni profeta, il simbolo della profezia. Nella trasfigurazione sul Tabor vicino a Gesù appaiono Mosè, che è la legge, ed Elia, che è la profezia. Se la legge è il patto di alleanza tra Dio e il suo popolo, la profezia è la voce che lo richiama ad essere fedele all'alleanza. Elia quindi non è semplicemente il Battista, ma tutti coloro che danno voce alla profezia. Sempre nella storia sono sorti profeti a rammentare le infedeltà, a scuotere la conversione, ad avvertirci che siamo in ritardo rispetto alla venuta del Cristo. Nei Vangeli poi Gesù stesso si è autodefinito profeta, quando a Nazareth esclama: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E così possiamo chiudere il cerchio con il Vangelo di oggi. Parrebbe infatti proprio lui, Gesù, quell'Elia che è già venuto e non è stato riconosciuto dai suoi. E lui è Gesù che ci precede con la sua legge, con la parola che illumina il nostro cammino. È lui che si affianca per spronarci, consolarci, rialzarci nel nostro cammino. Ed è sempre lui, il Messia, che attendiamo per incontrarlo. È lui la grazia che viene a salvarci.